iPhone 7 e iPhone 7 Plus, i due nuovi top di gamma presentati a fine settembre dalla casa di Cupertino, da Apple, i due nuovi dispositivi che vanno a sostituire quelli che sono l'iPhone 6S e l'iPhone 6S Plus, due nuovi dispositivi che hanno fatto molto discutere di sé, poiché cambia veramente poco dal punto di vista estetico dalle generazioni precedenti. Sicuramente c'è da dire che il nero opaco e il nero jet black che Apple ha messo sui suoi nuovi dispositivi sono due colorazioni veramente stupende. A me piace davvero tanto. Sì, rimangono molto leditate sul jet black soprattutto, però devo dire che questo colore è veramente bellissimo. Due dispositivi però che devo dire nel complesso funzionano davvero bene. Vi rimando alle singole recensioni per vedere come effettivamente si comportano i due dispositivi. Qua in questo confronto vi dirò giusto, secondo me, per quali motivi acquistare un 7 o un 7 Plus e se effettivamente acquistarli. Allora, la prima cosa è, avete un 6S, passare al 7, l'ho già detto mille volte, secondo me non ha alcun senso perché cambia veramente poco. Sì, ci sono migliorie, ma sono veramente piccole e nell'uso di tutti i giorni, quotidiano, non ve ne rendete neanche conto. Per quanto riguarda invece il passaggio da 6S Plus al 7 Plus, qua potrebbe valere il gioco, in quanto sì, è vero, nell'uso quotidiano cambia poco, però c'è qualcosa di diverso. L'estetica posteriore, per esempio, cambia grazie alla seconda fotocamera che permette di fare, come ho già detto nella singola recensione, foto con zoom 2x. Quindi questa è una foto, questa è la foto con zoom 2x, senza perdita di qualità, in quanto il sensore è un sensore vero, quindi non è fatto in digitale, ma è tutto analogico. Quindi c'è un sensore che ha lo zoom integrato, quindi potrete andare a scattare foto con lo zoom 2x. Io ribadisco, è una funzione secondo me che si utilizza per i primi 5 giorni e poi diventa praticamente raro utilizzarlo. Non è un grandangolo del G5 che ci permette di fare foto spettacolari e quindi ogni volta che andremo a fare una foto panoramica faremo la foto normale e poi diremo cavoli, però c'ho anche la panoramica e la farò anche panoramica. Qui invece lo zoom 2x diciamo che lo può essere utilizzato per fare per esempio un ritratto, però anche qua per fare un ritratto cosa ci costa avvicinarci alla persona? Anzi, saranno più le volte che ci avvicineremo al volto della persona per scattare la foto migliore piuttosto che utilizzare lo zoom 2x. Io sono un po' scettico su questo zoom 2x, vedremo poi nell'utilizzo prossimamente se continuerò ad utilizzarlo, se invece diventerà praticamente una fotocamera messa lì in più per cambiare leggermente l'estetica posteriore di questo 7 Plus, ma che poi diventerà praticamente inutilizzata. Sicuramente due dispositivi validissimi che funzionano molto bene. Bello, i due speaker stereo si sentono veramente bene, però devo dire, alla fine, nel complesso, dalla generazione precedente cambia davvero poco nell'utilizzo quotidiano. Quale acquistare tra i due dispositivi? Molti mi hanno detto, quale preferisci tra il 7 e il 7 Plus? Facci sapere un po' te cosa ne pensi, in modo che anche noi, ragionandoci sopra, possiamo scegliere tra quale acquistare. Sinceramente, così, a scatola chiusa, senza darvi motivazioni, all'inizio direi prendete il 7 Plus, in quanto c'è del cambiamento rispetto alla generazione precedente, seppur comunque non un cambiamento epocale, ma c'è del cambiamento. Invece il 7, cambiamento, pochissima roba nell'uso quotidiano, non ve ne renderete neanche conto. Quindi, così a scatola chiusa, guardando le caratteristiche dei dispositivi, vi direi prendete il 7 Plus. Però anche qua bisogna in realtà ragionare sull'utilizzo che ne facciamo noi dei dispositivi, in quanto un iPhone 7 è sicuramente un dispositivo portabile ed è, secondo me, uno dei punti di forza di questo dispositivo, al di là poi del fatto che sia ormai un dispositivo veramente validissimo e che non ha nulla da invidiare a top di gamma di altre case che utilizzano Android. Sicuramente un 7 è un dispositivo comodo, si tiene bene in tasca. Funziona benissimo e per quanto riguarda questa fascia di dimensione, secondo me, ribadisco, è il miglior dispositivo in commercio, anche relazionato con la fascia Android. Sì, ci sono i Sony Compact, la serie Compact, ci sono alcuni Meizu, ci sono quello che volete, però per quanto mi riguarda, ma parlo proprio di qualità di scatto fotografico, qualità di utilizzo in generale del dispositivo, qualità dello schermo, della visibilità sotto la luce del sole, qualità degli speaker, qualità della ricezione. Secondo me, questo iPhone 7, ma così come era anche il 6S, è il top di gamma in questa fascia ed è il punto di forza di Apple, secondo me. L'iPhone 7 invece tende ad avere una dimensione eccessivamente grande, 7 Plus tende ad avere una dimensione eccessivamente grande per il di tipo di display che ha, perché abbiamo un 5,5 pollici, ma che è grande praticamente quanto un 6 pollici di fascia Android.
Android ormai su questa fascia, sui phablet, si è specializzata, ha tirato fuori dei dispositivi veramente validissimi e che secondo me possono dare filo da torcere a questo 7 Plus. Ovviamente ribadisco, se siete maniaci del sistema Apple, perché utilizzate Mac, iPad, iPod, iPad e quant'altro, è inutile che state anche a vedere questo confronto tra quale acquistare, perché tanto probabilmente li acquisterete entrambi e via. Oppure è inutile che state a sentire questo discorso che faccio tra Android ed iOS, perché se siete comunque affezionati e entrate all'interno dell'ecosistema Apple, non ci uscirete più e continuerete ad acquistare iOS. Però per quanto dicevo, su questa fascia di dimensione di display, Android ormai può dare filo da torcere ad Apple, in quanto ha creato un Note 7, Samsung ha creato un Note 7 che sinceramente preferisco a questo dispositivo, sia in estetica che in prestazione, che in display, che in portabilità, anche se qua ormai di portabilità è inutile parlarne. Huawei ha creato un Mate 8 che ha una batteria molto più prestante di questo iPhone 7 Plus e che garantisce comunque una buonissima qualità dell'utilizzo del dispositivo in tutti gli ambiti. Questo iPhone 7 Plus sicuramente è un dispositivo validissimo, abbiamo degli speaker stereo stupendi, una capsula auricolare dove si sente bene, una buona ricezione, un display comunque nonostante solo, tra virgolette, Full HD 5.5 pollici, è un display veramente molto molto bello. Abbiamo una fotocamera che scatta foto incredibili e con il plus di avere la doppia fotocamera con lo zoom 2x analogico. Insomma, qualche chicca interessante questo iPhone 7 Plus lo ha. A chi lo consiglio? Lo consiglio a chi vuole innanzitutto iOS come sistema operativo del proprio dispositivo e non vuole rinunciare a quella dimensione di display che permette di godere in maniera più professionale di alcune applicazioni che possono essere applicazioni ad uso lavorativo, come per esempio Word in mobilità o Excel in mobilità, oppure leggere la mail in maniera più comoda, oppure anche dal punto di vista di gaming, web browsing. Sicuramente questo iPhone 7 Plus è molto più comodo nell'utilizzo rispetto a un 7 nell'utilizzo riguardo a queste cose, perché poi ovviamente che nell'utilizzo quotidiano, essendo molto più grande, diventa più scomodo anche da tenere in tasca. Io tra i due, se dovessi scegliere quale tenere, farei un ragionamento molto pratico. Il mio ragionamento è, io probabilmente come telefono principale, appena mi rientrerà dalla garanzia il mio Note 7, terrò il Note 7. Tenere un Note 7 affiancato ad un iPhone 7 Plus diventa praticamente impossibile. Sicuramente prima o poi uno dei due prevale sull'altro e verrà, e l'altro verrà appunto o messo da parte o venduto. Quindi per quanto mi riguarda, probabilmente darò spazio ad un iPhone 7 Jet Black, probabilmente, che affiancherà il mio Note 7. Sì, è vero, molti diranno, ma come fai a spendere tutti questi soldi in Note 7, iPhone 7, Jet Black e quant'altro? Allora, vi spiego, i telefoni sono la mia passione, i telefoni mi portano frutto, i telefoni posso tenerli. Quindi, da questo punto di vista, non fatemene una morale, sono abituato a tenere un Android top di gamma e un iPhone tendenzialmente uno a fianco all'altro, quindi questa probabilmente sarà la mia scelta. Però, tornando indietro, io è perché affiancherò un iPhone a un Note 7, ma tornando indietro, se dovessi scegliere tra l'acquisto di questi due dispositivi e basta da utilizzare come primo telefono, a questo punto andrei sicuramente di iPhone 7 Plus, perché mi permette di avere una qualità migliore dello sfruttamento delle sue applicazioni che almeno io utilizzo soprattutto dal mio punto di vista scolastico, lavorativo e anche personale. Per la batteria che mi permette di arrivare a fine giornata con un utilizzo intenso, cosa che iPhone 7 ancora adesso, nonostante la batteria migliorata dal 6S, non mi permette di fare. E poi lo prenderei perché, per quanto mi riguarda, il display grande mi piace di più e lo utilizzo meglio. Questo è tutto quello che avevo da dire sul confronto tra questi due dispositivi. Nell'utilizzo quotidiano funzionano entrambi in egual modo, anche se sul 7 Plus abbiamo 3 GB di RAM e 2 GB di RAM sul 7. Devo dire che poi nel complesso, nell'utilizzo, sono pressoché identici. Quindi voi dovete ragionare su cosa vi serve, per cosa lo utilizzate, quanto volete spendere, display grande o display piccolo. In base a questo poi la scelta sarà obbligata. Vi dico che nel concreto l'utilizzo tra i due dispositivi è pressoché uguale, non cambia praticamente nulla, le fotocamere sono pressoché identiche, abbiamo il plus dello zoom analogico, ma potrete tranquillamente farne a meno. Il pulsante funziona in egual modo, gli speaker funzionano in egual modo, l'unica differenza è schermo grande e batteria più prestante su 7 Plus. Quindi questo secondo me è il punto che dovete andare a vedere per il quale acquistare.
Volete uno schermo grande, una batteria che duri, prendete il 7 Plus. Volete comodità e quindi vi accontentate di uno schermo più piccolo, tanto la ricarica la facciamo in macchina mentre torniamo a casa, prendete un 7. La cosa secondo me importante tra l'acquisto del che sia 7 o 7 Plus è acquistarlo o nero opaco o nero jet black, perché sono due colori secondo me veramente spaziali. Gli altri colori ormai sono colori già visti, sono belli anche quelli, ma il nero opaco soprattutto secondo me e il nero jet black sono veramente colori stupendi, e Apple ha fatto molto bene a passare da un grigio siderale a questi neri. Bene ragazzi, penso di avervi tenuto abbastanza a vedere questi due dispositivi, a me sono piaciuti moltissimo entrambi, dovrò solo scegliere cosa fare. Sicuramente questo 7 lo venderò e terrò per un po' il 7 Plus finché non mi rientrerà il mio Note 7. Una volta rientrato il Note 7 vedremo un po' il da farsi. Io vi saluto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo confronto nei commenti, vi ricordo di iscrivervi a tutti i nostri canali di Telegram, li trovate in descrizione. Ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio Hi-Tech.